Milano con la genuina curiosità di visitare uno o più palazzi storici aperti domenica. Cade infatti il 23 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, con un trio di residenze storiche locali che spalancheranno i portoni: il Castello di Tiene, Villa Fabris, Palazzo Cornaggia. Le antiche dimore apriranno le porte ai visitatori nel rispetto della normativa vigente, per offrire la possibilità di osservarle da vicino e di immergersi in suggestive atmosfere in un affascinante viaggio alla scoperta di questi autentici gioielli. L'iniziativa ha incontrato l'entusiasmo e la collaborazione degli studenti delle classi quarte dell'indirizzo turistico dell'Istituto Ceccato, che cureranno l'accoglienza dei visitatori, le visite guidate nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. Il Castello di Tiene è una dimora privata del 400 stile gotico veneziano, divenuta il simbolo della città di Tiene. Conserva al suo interno affreschi, decori, mobilio d'epoca. Sono di particolare interesse le scuderie settecentesche. Villa Fabris è una dimora in stile neoclassico, ha assunto l'aspetto attuale all'inizio del XIX secolo per opera della famiglia Chilesotti. Palazzo Cornaggia, dimora della famiglia Tiene, risale alla fine del 400. La visita partirà dagli esterni dell'antico palazzo stile targo gotico, con la pregevole trifora in facciata, per poi continuare in due siti un tempo pertinenze del palazzo: la chiesa di San Girolamo, oratorio del palazzo, e la ghiacciata. L'edificio si caratterizza all'interno per la presenza di due grandi tele del tardo 600, opera di Giovanni Battista Volpato, artista di origine bassanese, e gli altari settecenteschi in marmi policromi, che costituiscono le tele di Giovanni Antonio De Pieri.